Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video tutorial, sempre su come creare un nostro sito internet usando il linguaggio HTML. L'ultima volta ci eravamo fermati con la nostra pagina che aveva un titolo più grande e un semplice paragrafo. Oggi invece tratteremo un argomento un po' più complesso, perché come voi sapete un sito internet non è composto da una sola pagina con un paio di scritte e uno sfondo bianco, ma è composto da più pagine, poi contiene magari anche altre immagini, contiene video. E quindi andiamo a vedere un po' come organizzare il tutto, perché se dovessimo fare 50.000 robe sul desktop sarebbe un casino. Quindi organizziamo un po' il tutto qui. Creiamo una cartella e chiamiamola sito, o il nome del vostro sito. E trasferiamoci dentro l'index.html, che è la pagina che abbiamo creato la scorsa volta. Se ci avete cambiato il nome con index, perché index nel sito internet è la pagina principale, diciamo. Ok, creata un'altra cartella sito, cioè trasferite dentro il vostro file della vostra home page e creiamo altre cartelle. Questa cosa dipende un po' dalle vostre esigenze. Essendo un sito semplice metterò soltanto due cartelle, una per altre pagine che andremo a creare e che creeremo oggi, una invece per le immagini che tratteremo la prossima volta. Andiamo a quello delle pagine. Vogliamo creare un'altra pagina nel nostro sito. Questa qua è la pagina principale. Vogliamo creare una pagina che sia collegata con questa. Per comodità io faccio copia e incolla, faccio tasto destro, apri con blocco note e la modifico un attimo giusto per essere più comodo. La chiamo la mia seconda pagina web e qua magari modifichiamo anche il titolo, così accedere un po' gli altri H, come ho detto, cioè H1, H2 fino a H7 per le grandezze dei titoli. Più aumenta questo numero, più diminuisce, quindi H3 sarà leggermente più piccolo di H1 e non è più l'home page, ma chiamiamola la pagina secondaria del mio sito web. E al posto del paragrafo scriviamo, così a caso perché non ci interessa, lo salviamo e rinominiamo anche il nostro index.html. Ovviamente la rinominazione della pagina dipende sempre da voi e sempre da cosa tratta. Non c'è un qualcosa di obbligato, di solito se la si rinomina in modo da quando noi sfogliamo qua dall'esplorare risorse il nostro sito internet, se andiamo a modificare una pagina dal nome dobbiamo capire cos'è. Quindi questa è la mia seconda pagina e la chiamo secpagina.html. Ok, però se io adesso vado qua, vado al mio sito e apro il mio index.html, non succede niente, queste due pagine non sono in alcun modo collegate. Come facciamo? Apriamo con blocco note l'index.html, che vi ricordo ancora, blocco note è l'editor che stiamo usando, che sto usando io per comodità perché già è installato in Windows, ma potete usare un qualsiasi editor di testo, basta che salviate il vostro file come .html. E sotto il PD del paragrafo mettiamo sempre dentro al body un altro tag, ahref, uguale. Ok, detto così non succede niente, non serve a niente. Questo qua sarebbe il tag però per collegare la nostra pagina. E le cose che dovete modificare essenzialmente quando lo scrivete sono due: il contenuto tra virgolette e il contenuto qua, tra il simbolo di maggiore e minore. Qua dovete indicare il percorso, qua dovete scrivere un testo che compare in quel link. Come sapete spesso sui siti, nei pulsanti per passare da una pagina all'altra, non c'è scritto HTTPS, le punti, l'URL, quindi, ma c'è scritto ad esempio: clicca qui, vinci un milione. No. Clicca qui per andare alla seconda pagina.
oppure per semplicemente pagina 2, dipende da voi. Mentre qua appunto sto dicendo dovete scrivere il percorso, e qua ritorna qua l'importanza di gestire bene il vostro sito dal punto di vista dell'ordine, perché adesso io dovrò scrivere il percorso della mia pagina 2, e il percorso parte da dove sono in questo momento. Quindi, visto che questo file qua è il file index.html, cioè questo, io prima di aprire il mio sec pagina devo entrare nella cartella pagina 2, pagine. E quindi il percorso come sarà? Pagine slash, e poi come si chiamava? Rinominiamo nel modo migliore, tipo pag2, e scriviamo qua come ultimo elemento del nostro percorso. Dopo aver scritto tutte le cartelle intermedie, dobbiamo scrivere il nome del nostro file, quindi in questo caso pag2.html. ok, salviamo. E se adesso apriamo qua, vedete che c'è un link con scritto pagina 2. Vedete col link perché è in blu, è sottolineato, e in più compare la manina quando ci passate sopra col cursore. Vedete, si trasforma da appunto cursore dalla manina. E se noi lo clicchiamo, ci caricherà la nostra pagina secondaria. Infatti qua vedete che è cambiato il title, qua in alto. È cambiato qua in alto il percorso, vedete che adesso siamo nella pagina 2. Ed è cambiato anche il contenuto ovviamente della pagina. Ok, però adesso non c'è modo per tornare indietro, a parte questo. Dobbiamo inserire un modo per tornare indietro. Come facciamo? Chiudiamo qua tutto quello che non ci serve. Apriamo la nostra pagina 2, sempre con apri, con block note, adesso penso che saprete farlo. E anche qua creiamo un href uguale, virgolette. E si chiama tipo torna all'home page, così si capisce subito che cliccando qua si torna all'home page. Però come facciamo a scrivere il percorso? Se voi notate, qua non c'è modo di passare a sito, non c'è nessuna cartella, perché sito non è una sottocartella di pagine. Dobbiamo tornare indietro, quindi tornare indietro, e poi una volta tornati indietro aprire direttamente il file index.html. Come si fa a dire tornare indietro? Semplicemente mettendo al posto di un nome di una cartella, scrivere due punti, punto punto, slash index.html. Molto semplicemente, potete vedere, perché punto punto sta a dire torna indietro. Infatti se noi ancora una volta salviamo, chiudiamo, andiamo qua, anzi facciamo così, apriamo questo, clicchiamo sul collegamento per andare alla pagina 2 e ci verrà qua un altro collegamento scritto torna all'home page. Se no lo clicchiamo, ci tornerà all'home page. Bene, per questo tutorial è tutto, spero che vi sia stato utile. Quindi lasciate un mi piace, iscrivetevi per altri tutorial e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!